facciamo caso, siamo il paese in assoluto più bello del mondo. Noi ovviamente ci guardiamo con gli occhi di chi c'è nato, c'è cresciuto qua e vede tutti i problemi che questo paese ha, ma negli occhi degli stranieri comunque è completamente diverso. Loro sono accecati, diciamo, se mi passate il termine, dalla bellezza di questo paese. Molti di questi stranieri si sono innamorati, hanno diciamo fatto nascere il sogno di acquistare una casa qua già da quando erano bambini. Magari i genitori li hanno portati in vacanza in Italia e sono rimasti folgorati dalla bellezza, dall'arte, dalla storia, dalla cultura di questo paese. È un po' anche un come nelle coppie, quando si è innamorati magari non si sente il marito, la moglie russare o altri difetti, e un po' questo anche succede con gli stranieri. Sono follemente innamorati del nostro paese e hanno come desiderio, come sogno, quello di acquistare una casa. Noi mettiamo in comunicazione le agenzie che vogliono vendere case agli stranieri, quindi hanno un portafoglio di immobili adatti al mercato estero, e i tantissimi stranieri che cercano una casa in Italia, quindi fungiamo da tramite, come un portale. Quindi gli stranieri cercano casa attraverso il nostro sito, che è molto conosciuto all'estero, molto utilizzato dagli stranieri, perché diciamo che è l'unico e anche quello più importante che c'è verso l'Italia, appunto, che diciamo ha strutturato un'offerta immobiliare e di informazioni, perché poi gli stranieri hanno anche bisogno di informazioni su quello che è il mercato immobiliare italiano e le procedure d'acquisto, e quindi riesce ad attrarre questi stranieri che cercano casa e trovano dall'altra parte l'inserzionista, quindi l'agenzia immobiliare. È un'opportunità enorme di un mercato che sta crescendo a ritmi come se fosse appena nato, ma è un mercato vecchio di oltre 70 anni, perché dai primi anni 50 che parliamo di inglesi e americani che hanno iniziato a comprare casa nelle campagne toscane, tanto da rendere il Chianti famoso in tutto il mondo col nome di Chiantishire. Quindi è effettivamente un mercato molto consolidato nel tempo, ma che ha tassi di crescita di un mercato appena nato. La partnership con FIAIP è nata soprattutto come partnership di intenti. Quello che noi vogliamo fare è FIAIP, abbiamo trovato una sponda molto convinta anche nei vertici della FIAIP, quella di promuovere questo mercato, quello di far capire quali sono le dinamiche di questo mercato e dare tutta una serie di informazioni e di dati e di strumenti utili per potersi promuovere al meglio nel mercato estero. E se noi riusciamo a formare un'offerta strutturata, adatta per il mercato estero, riusciamo ad attrarre molti più utenti stranieri in questo paese, che poi, oltre ovviamente a far guadagnare le agenzie con le provvigioni, con le vendite, e quello ci mancherebbe altro, però effettivamente abbiamo riscontrato che hanno un impatto sul territorio, nell'economia locale di un territorio dove poi loro acquistano, veramente importante, di artigianato, i locali, i ristoranti, eccetera. Ne beneficiano tutti, perché loro sono innamorati di questo paese. Quando riescono a realizzare il loro sogno di acquistare un immobile, tornano a casa e ne parlano e promuovono e raccontano il sogno che loro sono riusciti a realizzare con tutti gli amici, facendo venire altri amici, incentivando anche i conoscenti, amici, parenti a venire in Italia, che a loro volta una buona percentuale di questi acquista un immobile.